I partiti sono fantasmi, la politica vive alla giornata, i politici abitano la rete e prosperano con i selfie. È ora di riscrivere le priorità, dice Gianfranco Giuliante, che oggi, da coordinatore, ha presentato la Confederazione Plurale Futura, dove la finale sta per Abruzzo. Una nuova realtà politica per gli scontenti della politica, per anche in qualche caso gli esclusi, lei ha detto né destra né sinistra, altrove, esattamente dove? Beh, altrove mi sembra che sia un luogo altro che già si definisce di per sé. La mia storia è una storia da tutti conosciuta e quindi è evidente che io ho in qualche misura un perimetro astratto nel quale muoversi. Ma è altrettanto vero che oggi non esistono più i partiti, le migrazioni da una parte all'altra che ci sono ormai in tutte quante le realtà dei comuni, le province e la regione, dimostrano che c'è una fluidità che in passato non c'era. Questo fa sì che, per quello che ci riguarda, abbiamo deciso di interloquire con la pluralità. Non è un caso, siamo una confederazione plurale e siamo evidentemente aperti a valutare tutte quante quelle che sono le opzioni che ci verranno offerte. C'è ormai una scelta quasi autoreferenziale di vivere sulle chat, si fanno i selfie, si applaudono a vicenda, ma poi la capacità di incidere sul territorio, e la si sta dimostrando, non c'è. Se non si creano momenti di confronto con le persone che vivono tanti problemi, si finisce inevitabilmente per essere protagonisti per un'ora e poi assolutamente marginali per il resto del tempo. Da qui a qualche mese il mandato del Presidente Tua andrà a scadere. Stiamo per approvare il bilancio, stiamo per lanciare in questi giorni il piano strategico della Tua, poi sarà la politica a valutare quella che deve essere la mia sorte. Per quello che riguarda il discorso in termini giuridici o funzionali, non esiste evidentemente nessun tipo di incompatibilità. Io so perfettamente di essere in qualche misura, lo dico tra virgolette, in quota Lega, e sono assolutamente a disposizione, anche se mi trovo in un momento diciamo così di fine corsa